fell in love with you. You turned my whole world upside down. Layla, you got me on my knees. Layla, oh, I'm begging, Tony, please. Layla. Il progetto di questa scuola nasce nel 2014 grazie al maestro Marcello Giordani, che ha aperto questa accademia per dare un po' un'opportunità a ragazzi giovani di andare avanti nella carriera della musica. E partendo subito con la lirica, ovviamente, il suo ramo di forza. Andando avanti con gli anni, con i mesi, abbiamo iniziato a inserire altri corsi di musica moderna e ora, diciamo, questa accademia è diventata una... Abbiamo inglobato la musica classica a quella moderna. Quest'anno ci sono stati due grandi eventi ad Augusta, il 12 in Piazza Duomo abbiamo avuto Pagliacci, un'opera lirica, e qui questa sera, 19 agosto, abbiamo avuto questo concerto di musica moderna. L'anno scorso è stata la decisione di metterli insieme, quest'anno abbiamo diversificato, abbiamo fatto le cose in grande. La risposta di Augusta è stata sorprendentemente molto buona. E, diciamo, quando il 12 agosto c'era la Piazza Duomo piena di persone, anche questa sera non ci siamo potuti lamentare. How Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on the river. Grazie all'invenzione di questo corso Live Street e anche alla data che fecimo lo scorso anno, sempre ad agosto o settembre se non ricordo male, abbiamo avuto un incremento abbastanza ampio per quanto riguarda le iscrizioni ai corsi e abbiamo avuto la fortuna, dato comunque il numero elevato di allievi, di introdurre nuovi docenti, tra cui Paolo Scuto e tanti altri che hanno collaborazioni importanti. Abbiamo aggiunto anche Michele come docente di dizione e di lingua inglese, insomma tutto per potenziare, insomma, quello che sono i corsi e di conseguenza la riuscita degli eventi, la riuscita anche delle performance di questi ragazzi. Quindi il corso, diciamo, che nasce esclusivamente per questo, e devo dire che stasera abbiamo dato il meglio, i ragazzi hanno dato il meglio e hanno messo in atto il frutto di un corso, quindi di tanti studi, quindi per me sono tutti onestamente talenti. Non c'è il più bravo, il più scarso, il migliore, chi studia da più, chi studia da meno. Ognuno di loro ha una voce particolare, ha un carattere particolare, carattere si intende musicale, e ha un aspetto interpretativo differente, quindi tutti quanti, nessuno escluso, Michele Guagliardo, Erminia Carufi, Francesco Ortisi, Desire Boscarino, tutte grandi voci che la nostra città ha. Sarebbe anche opportuno e bello non sentirli soltanto in queste occasioni, ma mi auguro che, insomma, che possano avere luogo in più parti, in più eventi e in più concerti.